Denunce, sentenze, rimborsi. In Italia ci sono stati molti casi in cui le banche, colpevoli di aver applicato tassi di interesse usurari, sono state condannate a restituire il denaro ai cittadini. Imprenditori ridotti al collasso, aziende costrette alla chiusura perché messe alle strette dagli enti finanziari. Un fenomeno dilagante anche a Messina. L'usura è un reato e il privato che si rivolge alla banca per chiedere la concessione di un prestito va tutelato perché spesso gli interessi che deve versare superano a sua insaputa le soglie consentite dalla legge e si continua a pagare fino all'esaurimento del debito, che alla data di chiusura sarà quasi il doppio. È indubbiamente opportuno rivolgersi agli istituti, o meglio alle società abilitate a questo tipo di verifica, al fine semplicemente anche di verificare se nei loro confronti sono stati debitamente applicati i parametri individuati dalla legge. Una volta stabilita dalla perizia del commercialista la colpevolezza della banca, l'utente potrà agire o in via extragiudiziale, trovando un accordo con l'istituto di credito o avviando un iter legale. Cliente, il correntista, l'uomo medio, avrà sicuramente, dopo aver subito la lesione dei propri interessi, diritto a ottenere la soddisfazione dei propri diritti sia in sede civile che in sede penale. Dal punto di vista civilistico, l'articolo 1815 consente al cliente, al correntista, di chiedere la nullità, di adire quindi il giudice civile, per ottenere la nullità della clausola relativa agli interessi. E in tal modo potrà ottenere la ripetizione, quindi la restituzione di quanto indebitamente pagato, nonché che venga dichiarato da un giudice che non è tenuto a dare alcunché, sempre dal punto di vista degli interessi, alle banche. Ma per chi teme di dover sborsare ulteriori somme di denaro per far fronte alle spese, potrà avvalersi dei fondi disposti per la tutela degli utenti dall'usura. Il legislatore, proprio al fine di dettare una legislazione onnicomprensiva e finalizzata a una reale tutela del credito e del risparmiatore, ha previsto l'istituzione dei fondi, di tre fondi, perché c'è il fondo delle vittime dell'usura, cui possono accedere tutti coloro che hanno denunciato un fatto di usura, quindi soltanto coloro che siano avvalsi del sistema penale. Esiste anche un fondo di natura preventiva. Ad esempio, se dei soggetti hanno subito e hanno avuto dei mutui con tassi usurari, lo Stato consente a costoro di poter rideterminare il tasso con lo Stato e il mutuo verrà in quel caso a essere nuovamente ricalcolato con i tassi legali. Ecco alcuni casi denunciati e conclusi dopo l'iter legale. Il nostro consiglio, quindi, dopo le ricerche eseguite, è quello di verificare i tassi di interesse che vengono attribuiti dalla banca in un contratto di prestito o di mutuo, confrontandoli con quelli stabiliti dalla Banca d'Italia. E se emergesse una percentuale usuraria, rivolgersi agli esperti commercialisti e avvocati, così da procedere ad una trattativa con la banca per chiarire le somme dei tributi da pagare e ottenere eventuali rimborsi.